vi descrivo invece quello che è l'utilizzo dei database che sono disponibili sul sito del progetto Best for Soil. Quello che vedete è la pagina di home del sito Best for Soil e in alto a sinistra, a destra, pardon, potete selezionare i database. Siamo nella pagina dei database, c'è una descrizione generale di quello che i database implicano e di che cosa è possibile fare con questi, il fatto che possono essere consultati anche in diverse lingue, 22 sono disponibili sul sito di Best for Soil, tra cui chiaramente anche l'italiano. E in fondo vedete appunto la possibilità di entrare dentro alla banca dati, quella dei patogeni e quella dei nematodi. Come esempio vi faccio vedere quella dei nematodi. Stiamo entrando nella pagina appunto del database. In alto qui a sinistra vedete che c'è la bandierina inglese, noi andiamo a selezionare quella italiana per selezionare la lingua italiana, appunto. A questo punto possiamo andare a compilare i pochi campi, ma fondamentali, che ci servono per creare una ipotetica rotazione che noi siamo interessati a verificare. Quindi innanzitutto è obbligatorio andare a indicare qual è il paese nel quale noi vogliamo lavorare. E qui possiamo digitarlo, poi ci compare e lo andiamo a selezionare. L'ho preso subito, eccolo. Dopodiché andiamo a scegliere che tipo di suolo vogliamo considerare. Questo è l'elenco dei possibili suoli, quindi andiamo a sceglierne uno. Ipotetico, prendiamo il franco sabbioso argilloso, titolo di esempio, e nella descrizione possiamo anche memorizzare una sigla, un codice o qualcosa che ci possa ricordare qual è il caso specifico che noi stiamo analizzando. Io sto ipotizzando l'azienda XXX. A questo punto possiamo scegliere, qui vedete sulla sinistra l'elenco delle colture, sulla destra invece i nematodi da selezionare. Selezioniamo innanzitutto le colture, partiamo con le colture estensive. Come esempio possiamo selezionare, non so, il frumento e magari fare un'altra estensiva come la patata. Andiamo a chiudere questa tendina e apriamo quella invece degli ortaggi e ipotizziamo di avere come colture in rotazione a queste la cipolla ed eventualmente il melone. Chiudiamo anche questa tendina, apriamo quella delle colture da rovescio e fra queste scegliamo magari la più comune nei nostri territori o in generale nel Mediterraneo come il rapano. A questo punto possiamo guardare nella selezione di ritaglio, questa tendina iniziale, l'elenco delle colture che abbiamo selezionato. Possiamo cancellarle se per caso vogliamo eliminarne una con questa X a destra, o possiamo spostare l'ordine in cui vogliamo vedere che tipo di risposte può darci il database stesso. Io ipotizzo che il rafano lo metto, ad esempio, prima della cipolla, dopo la patata. O posso spostarle in basso con queste freccette in base a quello che è il mio desiderata. Questo lo si può fare ogni volta che si vuole. A questo punto vado a scegliere nella colonna di destra i nematodi che interessano il mio terreno, la mia azienda e ipotizzo che ad esempio fra i nematodi cesticoli io possa avere la presenza della Globovera rostochiensis o pallida e dell'Etrovera sciacca. E fra i nematodi galligeni, la melidigina afra e la melidigina incognita. Posso selezionarne anche altri, ma magari non sono di nostro interesse in questo caso, e comunque questo è un esempio. A questo punto io posso andare a creare il mio schema cliccando su questa icona. Il database mi ha quindi generato una tabella che mi rappresenta e mi raccoglie tutte le informazioni che sono a disposizione del database stesso in relazione
a quelli che sono i nematodi che io ho selezionato, catalogandomi fra quelli appunto cisticoli e galligeni, e fra quelle che sono le colture appunto individuate, frumento, patata, rafano e cipolla. I diversi riquadri che incrociano coltura con il target sono colorati in modo diverso in base al fatto che quella coltura sia una coltura suscettibile ai danni causati da quel nematode. E quindi è bianca la cella quando non è noto il tipo di danno che quel nematode può causare a quella coltura, è verde quando non determina danni, giallo quando crea danni lievi, arancio quando crea danni moderati e diventa fucsia quando invece crea danni gravi. I pallini o le sigle indicate all'interno di ogni cella invece esprimono il tipo di capacità che quella coltura offre al patogeno in questione di essere un ospite e quindi di favorirne la moltiplicazione, la propagazione. Quindi vediamo che dove c'è una lineetta, fondamentalmente quella coltura determina una diminuzione attiva della popolazione, quindi ha un effetto soppressivo. Quando c'è il punto interrogativo non è noto che tipo di influenza può determinare. Quando c'è un pallino è un ospite invece debole, due pallini è un ospite moderato, tre pallini è un ospite invece molto buono e quindi che ne favorisce la moltiplicazione. Le lettere poi stanno ad indicare ulteriori dettagli come il fatto che è in relazione alla varietà, quindi vediamo che il rafano ad esempio ha un effetto soppressivo nei confronti della Globodera rostochiensis e anche dell'Eterodera Shakti, ma per quanto riguarda la Shakti è in relazione alla varietà di rafano che stiamo utilizzando. Mentre invece, sempre per parlare del rafano, ad esempio, è un ospite moderatamente discreto nei confronti della Melodigina Afla. Non abbiamo informazioni invece per quanto riguarda la Melodigina Incognita. Un'altra lettera che qui non compare nel nostro riquadro ma che c'è nella leggenda, che è la S, è il fatto che dipende dal sierotipo, oppure appunto come dicevamo se c'è una I, il fatto di avere delle informazioni molto deboli, ma non è nessuno dei casi che vediamo nel nostro riquadro di risultanza in alto. Quello però che possiamo identificare, quello che il database ci fornisce come tipo di informazioni, è che fondamentalmente il frumento, come presumibilmente sapevamo, non ha nessun tipo di problemi ed è soppressivo fondamentalmente nei confronti dei primi tre nematodi in alto, non è noto per quanto riguarda il discorso della Melodigina Incognita. La patata invece è un ospite particolarmente colpito ed anche un ospite che ne favorisce la moltiplicazione di due dei quattro nematodi selezionati. Il rafano non presenta appunto danni causati da questi nematodi, va bene se segue la patata, anche perché la cipolla, come vediamo, invece è particolarmente colpita dalla Melodigina Afla, anche se è un debole ospite per essa stessa. Il melone infine sembra e risulta essere particolarmente sensibile al danno da Melodigina Incognita ed è anche un ospite discreto, non è noto invece quello che è l'effetto causato dagli altri tre nematodi selezionati. Questo che vi ho mostrato è un esempio, ma di esempi di questo genere ne possono essere fatti tantissimi altri, selezionando e individuando quali sono le colture che siete interessati a valutare e i target, nematodi o funghi, nell'altro database disponibile, che volete analizzare e dei quali volete capire quale può essere la miglior combinazione in rotazione per poter avere un effetto di contenimento della moltiplicazione e dei danni causati appunto da questi patogeni. Il database è comunque in continua evoluzione, nel senso che man mano che le informazioni vengono ricevute e implementate, verranno inserite e il database quindi ha un elemento di crescita
e può essere interrogato in maniera libera a vostra discrezione accedendo al sito al quale vi pregherei di potervi comunque registrare. Vi ringrazio.